Fra l'altro vedo che c'è un pubblico splendido, una bellissima gioventù, con dei bei ragazzi e delle signore con delle splendide toilette, traduco dei magnifici cessi. Ho visto anche, ci sono dei baldi giovani che hanno gli zoccoli, i calzini, proprio nella grande tradizione romagnola, short, hai capito, è gelato, tutto sulla canottiera. premio Algida 85. Dato che sto per parlare di donne, non vorrei che qualcuno pensasse che io sono antifemminista. Per me tutte le persone sono uguali, maschi, femmine, gialli, neri, verdi, sex, bisex, trisex, batermo, doppi servizi, tutti uguali. Quindi mettiamo subito da una parte il discorso, ah, ma questo qui ce l'ha, no, io amo profondamente le donne, o perlomeno alla profondità che mi è stata concessa, insomma. Voglio dire che prendiamo, le donne hanno lottato per anni per avere la parità dei diritti, cosa giustissima, sfondiamo delle porte aperte, qui si tratta di civiltà. E tutti coloro che hanno un animo civile hanno accettato con naturalezza, forse non c'era il problema neanche prima, però essi hanno dovuto lottare perché c'era qualche incivile. Hanno dovuto lottare anche in modo scioccante, no? Perché queste manifestazioni che c'erano, loro che avanzavano in 100, 200, 300, così tenendosi a braccio, occupando tutta la sede stradale, no? Minacciose, che poi davanti mettevano le più tamugne, quelle che fanno il lancio del peso, del disco, che si vedono per delirio, la Semyonova, la Galina Tarascova, che quando vanno a vedere la faccenda degli ormoni, gli scienziati dicono, boh, sarà, ma per me c'è due maroni così di qui. Con degli slogan scioccanti, che io sono anche un pochettino, perché ci sono anche molti bambini questa sera, quindi non vorrei dire delle cose che poi dopo i bambini sono costretti a spiegarle ai grandi, dopo... Non vorrei, ecco, ma in sostanza avevano degli slogan provocatori che qualcuno di voi si ricorderà, no? Slogan femministi, ecco, che erano tipo: posso? Vado, si batte, che se ne frega. Dai, col dito orgasmo garantito, cioè, cose, è vero? Che poi non c'era da meravigliarsi se incontravamo dei maschilisti da una parte che dicevano: con cazzo, tutto un altro andazzo. Cioè, ho sentito delle ragazze che hanno detto: è vero, brave. È vero, è vero. Dunque, si vi scappa da ridere, lo so. Ma prendi pure la femminista più convinta, quella che ha lottato e che ne ha fatto una bandiera, una filosofia, una di quelle alle quali tu chiedi come lo chiamerai tuo figlio? E lei, abortolo. Ecco, una, la più convinta, essa ha lottato per la parità dei diritti, raggiungendo, giustamente, questo tutto lo mettiamo da parte, abbiamo fatto della facile ironia, si sa. La gente che mi conosce sa perfettamente che io scherzo e poi dico delle cose serie, ma comunque scherzo, questo è un fatto, lo mettiamo da una parte. Ma tu prendi la femminista più convinta, quella che ha voluto questa parità, essa l'ha voluta, ha lottato, ma non l'ha mai concessa. E le donne vogliono continuare, anche nel 1985, a mantenere quei privilegi medioevali che essi hanno sempre avuto. Quindi io vorrei costituire qui a Ravenna, alla Darsena, il primo partito maschilista italiano. Grazie. Calma. Come diceva quel mio amico cuoco, anch'io per le donne ho soffritto. Quindi, no, lasciatemi spiegare. Voglio dire, ma possibile, possibile, dico che mai una volta nella vita, dico mai una volta nella vita, le donne facciano la prima mossa. Mai. Mai prendano l'iniziativa. Qui ce ne sarà una su 1 milione. Io sono testimone di me stesso. Ho già passato quasi la metà della vita concessa all'età media nella pianura padana. Mai una volta che mi si sia avvicinato una ragazza e mi abbia detto: bel pipone. C'ho il ferro qui fuori, andiamo a strafugnarci un po'. Mai, siamo sempre noi che dobbiamo fare la prima mossa, dobbiamo dare una rappresentazione di noi stessi, dobbiamo essere spiritosi, brillanti, carini per vincere la concorrenza. Lei è lì che aspetta, no? E noi dobbiamo fare lo show affinché essa ci scelga. Ma quando mai? Ma noi, ma sì, ma essere spiritosi, brillanti, dare sempre una realtà di noi stessi che non è poi quella vera, tenere sulle carte, per esempio, perché uno non può mai dire la verità. Quando una ragazza vi chiede: tu che lavoro fai? C'hai il computerino? Lei... Non potete sbilanciarvi e dire: ma io faccio... No, faccio il solfanaio, no! No, no, voi dovete dire: oh, sai, io sono un cesellatore di zolle. Uno non può dire: faccio il contadino, hai capito?
Uno, assolutamente, uno deve dire, sai, io sono responsabile dei servizi igienici di una grande assicurazione. Lei fa, ah, però pulisco i cessi all'Unipol, ma non posso dirlo. Noi maschi, diciamo la verità, siamo dei buononi, degli ingenuoni, dei pistoloni. Noi non siamo degli ipocriti, perché noi abbiamo un rapporto nei confronti della femmina di grande ammirazione. E appena vediamo una bella ragazza, qual è la reazione normale della media? Lì c'è una bella ragazza, cosa fate voi? Cosa fa un uomo? Così fa. Se c'è visto che bella ragazza, sei bella. Una ragazza potrebbe dire, grazie, sei carino anche tu. No. No, no, la ragazza passa. Che quando una ragazza vuol far capire che tu sei un cafone, c'è un modo, non so mica. E poi cammina con un'indipendenza negli occhi che non l'aveva neanche Mazzini, con una guarda la strada, l'altra così, perché dice che noi siamo dei cafoni, siamo degli ordinari solo perché ci sono dei ragazzini di fianco alle toilette che dicono delle cose, ma quelli sono i latrine lover, non fanno testo. Mai una volta che... niente, mai. Oh, se poi una ragazza è bella. Se poi una ragazza è veramente bella, te la fa pesare. Sì, dico, magari te la facesse pesare, cioè. Se una ragazza è bella, è inavvicinabile. Lei si piazza al centro e agli angoli mette le quattro amiche che fungono da gendarmesse e che appartengono alle categorie racchie, mostri, sgorbi, cancri. E loro stanno lì perché dicono, lei qui è bella, se casca qualcosa prendiamo sono gli altri. E prima di ballare con la bella tutti devi cicciare i mostri. È vero o non è vero? Sì, ho visto qualche uomo accompagnato che ha fatto, è vero. Con la ragazza di fiamma, cosa dici? Spacco la faccia. Io, è vero, insomma. Quindi io vorrei dirvi che questa canzone... non l'ho scritta io, è stata una mano divina, è stata una coscienza divina che ha guidato la mia mano, è stato lui che mi ha detto, Andrea, scrivi questa canzone. Fra l'altro lui è un maschio, tu lo so. Ecco, com'è che per esempio nella Trinità non c'è una femmina? Non c'è mica, eh? Perché sennò li avrebbe fregati tutti e tre. Insomma, questa è una canzone italiana, è un rock duro, partecipa al Festival Bar, mi raccomando, non dovete preoccuparvi perché questa canzone la faremo anche in tutte le latterie della zona, quindi non ci sono...